Buongiorno a tutti, adesso facciamo un video con il mio collega allenatore, quindi un pochino più intenso, con la palla per gli addominali a coppia, così vi potete allenare con chi volete. Allora, ok, voilà, hop e hop, prendo la palla, cedo la palla e ovviamente dobbiamo cercare di stare con la schiena dritta, quindi non ingobbire la schiena. Mantienila sempre bella dritta, cambio giro dall'altra parte, di qua, hop e hop, schiena dritta, hop e là, uno e due. Se vi gira la testa potete mantenere la testa in avanti e girare sul busto e così vi allenate anche di più la presa. E poi verso l'alto, vai con la palla da sopra, prendi e porti giù, riprendi, su e giù, oh aiuto, piego, estendo anche le gambe, ovviamente dovete cercare di essere della stessa altezza, se le altezze non coincidono è un po', però quasi quasi ci si coordina anche meglio, ovviamente cercate di non farvi male, ascoltate sempre il vostro punto limite, inspiro, espiro, piego, inspiro su, espiro giù, ancora quattro, vai, su e giù, e hop. Questo bellissimo esercizio per gli addominali, per il coordinamento, si può fare anche da terra, quindi andiamo giù, mettiamo sempre le schiene a contatto, sedere schiena a contatto, quindi a partire proprio dal coccige, le gambe piegate, sei con le gambe piegate, bravissimo, adesso schiena dritta sempre, vai a destra, hop, uno e due, e uno e due, giro, cerco di stare su con la schiena dritta, di stringere l'addome e fare una bella torsione, vai, cambio direzione, di qua, vai, uno, due, uno e due, uno, due, oh, ancora quattro e tre, due, uno, stop, ci mettiamo uno di fronte all'altro adesso e facciamo gli addominali anche da terra, da giù, poi sulla palla ci sono tanti belli esercizi da fare, ma adesso intanto ne facciamo uno anche perché c'è chi è più allenato che un po' meno, quindi vado giù, posso andare giù fino in fondo oppure anche meno, ognuno fin dove riesce, passo la palla, vai giù, o posso andare fino giù e dietro, hop e là, hop e là, se non ce la fate ovviamente andate giù fino a metà. Mi raccomando, non saltate le vertebre, quindi srotolo una vertebra per volta e ritorno su sempre una vertebra per volta. E vai, questi si sentono, 4 e 3 e 2 e 1 e adesso ci facciamo un po' di stretching. Estendiamo le gambe, possiamo proprio prenderci con le mani i piedi che possiamo mettere a contatto, ma ovviamente se non ce la fate ad arrivarvi a prendere potete fare così, perché Ale, il mio collega, è molto allenato, però è un po' più rigidino di me, quindi ci allunghiamo così piano, lento, lentamente, uno e due, inspiro e espiro. E poi rimani nella posizione, mi allungo, respiro, mi lascio allungare e cambio, prova ad estendere un po' di più le gambe, ad estendere, estendere un po', non troppo, senti tirare, ok, e poi potete fare ancora un po' di allungamento e ripetere questi belli esercizi quando volete, ok? Grazie e alla prossima puntata!